Lara Comi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, come sintetizziamo quello che è successo ieri, gli annunci del governo e quello che sarà l'immediato futuro di Roma? Ma io farei innanzitutto i complimenti e un grandissimo in bocca al lupo al nuovo sindaco che è Gabrielli, perché alla fine questo è quello che è successo. Lo considero una persona assolutamente all'altezza, è riuscito a raddrizzare la Costa Concordia, penso che su questo... Quindi lo voterebbe se si candidasse sindaco a Roma, se fosse candidato? Guardi, Gabrielli io l'ho conosciuto, ho avuto anche possibilità di collaborare e non posso votarlo perché non abito a Roma, però è una persona che io stimo, Non penso che siano queste le sue ambizioni, però è di fatto. Secondo me Marino è stato ridotto a un passacarte, cioè non ha più quel ruolo e quell'autorevolezza, semmai la dovesse aver avuta, per quanto riguarda Roma. Gli stessi romani, anche girando per la città in questi giorni, non è che si accorgano molto delle presenza o dell'assenza, quindi delle vacanze di Marino, perché c'è o non c'è, la situazione non cambia. Oltre al fatto che a livello politico io la ritengo una grande irresponsabilità andare in vacanza in un momento di grande difficoltà come questa. Io capisco l'imbarazzo che può avere il PD, ma in una situazione del genere forse anche Renzi come segretario di partito e non come premier, un rimprovero notevole e anche una forzatura al ritorno, secondo me. Senta, ma interrompo, vi faccio sentire cosa ha detto ieri Alfio Marchini, il vostro candidato Marchini. No, di ufficiale non c'è assolutamente niente. Insomma, può essere uno dei candidati, un altro candidato può essere anche benissimo Giorgia Meloni. E ci si chiedono di scegliere tra Marchini e Gabrielli, mi piacerebbe sentire che cosa pensa. Avete incerta. Marchini, questa rete, no? Eretta dal premier Orban. Questo è uno dei percorsi. È uno dei percorsi, sì. Quindi stiamo avendo e poi per una arrivare sorta nel nord Europa, invasione diciamo, sia dal nord dell'Africa sia anche da questa parte. Io volevo fare una riflessione assolutamente apartitica, perché in questo momento noi dobbiamo capire cosa è successo in Europa. Allora, noi abbiamo portato avanti un concetto e anche una persona, che è l'alto commissario Mogherini, che avevamo grandi perplessità a prendere questa tipo di dimensione, ovvero dell'alto commissariato. Avevamo detto: o prendiamo l'immigrazione e quindi al posto di un commissario greco, la Grecia ha detto: io, essendo uno dei paesi mediterranei, voglio quel parfoglio. Al contrario dell'Italia, che ha detto: io voglio effettivamente avere questa grandeur che poi in sostanza però non fa niente. La Mogherini a Vienna ha partecipato a un vertice, sì, dove c'era anche la Merkel. Insomma, si sta dando da fare anche un po' questo, l'avvocato difensore della Mogherini. Quello che oggettivamente compete la Mogherini, se dobbiamo dare i propri ruoli, è quello di riportare a casa i due Marò. Glielo dico proprio onestamente. Oggi uno dei due, quello che è in India, peraltro si è ammalato. Però quella è la sua competenza. La competenza dell'immigrazione, mi spiace, di Avramopoulos, che è un commissario greco. Allora, nella presidenza in Grecia ne sono arrivati più che da noi di amare, no, ma apro in dubbio, anche perché la Grecia abbiamo visto la situazione anche governativa che ha. Che cosa abbiamo fatto? E questo è partito dal Partito Popolare Europeo, seguito poi, devo dire, dal PD e dal Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo fatto un documento ben chiaro e preciso delle quote obbligatorie. Questo è avvenuto naturalmente per un'impresa anche della Germania, dobbiamo essere onesti, se no non l'avremmo mai ottenuto, e anche dai paesi del nord. Il problema che noi abbiamo è quello che non riusciamo a gestire. Primo, che l'Italia è poco credibile in Europa, non ha peso, glielo dico onestamente, senza ombra di dubbio. Vero. Non abbiamo funzionari ad alti livelli che siano al di là italiani. Dei politici, sì. Al di là dei politici. Sì. Secondariamente, quello che l'Europa ha fatto è sui profughi. La distribuzione che avviene obbligatoria è sui profughi, sì, non certo, sui clandestini. Sui profughi, non c'è dubbio. Quindi il problema noi ce l'abbiamo in casa e continueremo a averlo in casa. Una storia che arriva dal Bresciano, questo sindaco in un paese in Alta Valtrompia, dove ieri sera fino a luna di notte quasi l'intero paese ha protestato all'esterno di un albergo che da un giorno ospita una ventina di immigrati. Dice il sindaco: la gente non vuole i profughi, gli abitanti hanno iniziato una raccolta firme per chiedere che gli stranieri arrivati vengano trasferiti. E poi ha aggiunto: nessuno sapeva e nemmeno l'amministrazione è stata avvisata. Va detto che si tratta di una struttura chiusa da 3 anni, il proprietario aveva partecipato al bando dell'accoglienza pubblicato dalla prefettura di Brescia. Semplicemente
praticamente cosa dice ancora il sindaco? Questo è un paese turistico, ieri sera moltissimi dei turisti del paesino appena hanno visto quello che sta accadendo hanno deciso di andare via. Ecco. Però scusi, il proprietario dell'albergo ha risposto al bando, cioè anche su questo noi dobbiamo magari fare... La tempistica è stata un po' lenta, ho l'impressione. La tempistica è stata lenta, però a volte noi dobbiamo e diamo colpa ai profughi che vengono messi da una parte piuttosto che l'altra. Caso... Ma si crea un business però, sì. Quindi la colpa io la do. Ma ieri Salvini anche mi pare battagliato contro un albergatore di Bormio che ospitava immigrati in attesa di ma spesse volte alcuni albergatori ci guadagnano di più nell'ospitare i profughi. Sì, sì, adesso sì. Cioè, dobbiamo dircelo perché qui sembra no, quasi lo deve che... dire non a noi, sì. Lo deve dire a Federica che loro, la Lega dice so vanno negli alberghi con i lussi, la TV. Sì, ma ci sono delle situazioni delle situazioni, non dico che sono tutte perché non bisogna mai generalizzare, certo, però delle situazioni essere... dove l'albergatore o la struttura stessa ci guadagna di più a ospitare i profughi allora, che piuttosto il facciamo una cosa, voglio farvi sentire. Giustamente la gente si arrabbia. Però scusa, sì, però chi dà l'hotel? Perché lì bisogna essere molto chiari. Cioè non è che si obbliga, e questo tanti cittadini non l'hanno ancora compreso secondo me, non è che si obbliga il proprietario dell'albergo a ospitarli. Cioè, è il proprietario dell'albergo che riceve i soldi. Ah, non c'è dubbio. No, ma questa sottolineatura è molto importante. È una sottolineatura molto delicata. Sì, sì, sì. Va bene, poi troverete un'intesa con la Lega perché però la dovete trovare. Proprietario, ma siamo d'accordo scusi. Su questo, però allora, bisogna comunicarlo. Ma il proprietario... mi scusi, ma non è che... No, ma non c'entra l'abusivismo, si fa dal 2003, io quindi non sto se fanno l'abusivismo si demolisce. Sto dicendo che se lo... Non c'entra l'abusivismo. Sto dicendo che l'albergatore dal mio punto di vista sbaglia. Dal mio punto di vista l'albergatore sbaglia, ma se lo Stato glielo permette, anzi gli dice ti faccio un bando, prendi chi vuoi, è anche lo Stato che sbaglia o è tanto buono il fanno e cattivo l'albergatore. Io ho una coscienza che se lo Stato sbaglia non è che devo sbagliare anch'io per forza, scusami. Posso? Sì, ma perdonami però, se lo Stato primo che dà 3 miliardi di euro... Sì, però diciamo c'è pure una cosa, scusate, lo Stato, il tutti... Ministero degli Interni, Renzi che dà quei soldi è lui che sbaglia, Federica, non il privato, se permette. Scusi Federica, dopo no, il privato potrà sbagliare, tutti ma lo ci Stato informiamo, conosciamo l'albergatore eccetera, o leggiamo i giornali, più di un albergatore ha detto meno male che ci sono i migranti, esatto, perché prima non facevo più affari. Diciamo anche questo, no? Poi ah, che bello. No, ma io non dico che la realtà è molto complessa, questo voglio dire. Allora vuol dire? No, vuol dire allora che noi non abbiamo più sviluppo nel paese. E la politica non è più in grado di creare uno sviluppo, per esempio, turistico, e il turismo si va avanti tramite l'arrivo di migranti clandestini. Ma che bella prospettiva! Realtà, questo è il dramma. Non ti dico che allora, è bello, ma è la realtà. Bella. E quindi posso dirti che a me non piace questa realtà? Posso dirti che a me non piace questa realtà? E voglio che ho. Posso dirti che a me non piace questa realtà e il Ministero degli Interni non deve più fare bandi allora, per fare alloggiare i clandestini negli hotel? Posso dirlo? Ma la mia domanda è, allora quei soldi che l'Unione Europea dà perché abbiamo dei profughi, cosa facciamo di questi soldi? Punto di domanda. Allora, questi soldi sono destinati ai bandi. Dobbiamo mettere una proposta diversa. Va bene, allora, lei che forse Italia poi di questo dovranno dire. Voglio andare dalla Racovia perché si chiamava in ballo l'Unione Europea, tanto per cambiare che ci bacchetta, ma questa situazione, lei che ha un bello osservatore, insomma viaggia, ma siamo solo noi in queste condizioni, cioè sono tutti mali italiani, perché io credo che anche gli altri paesi europei non è che sono tutti messi così bene, magari sanno lavarsi meglio i panni sporchi in famiglia, mi viene da dire. Questo sicuramente, ecco. E fanno uscire meno le notizie sui giornali anche a livello internazionale, però quello che è stato detto è verissimo, noi riceviamo soldi dall'Europa anche per questi depuratori, li abbiamo ricevuti per la TAV, li abbiamo ricevuti per tante infrastrutture, e poi non li spendiamo, o li spendiamo in parte, li spendiamo male, e se non vengono spesi nei dovuti modi, l'Europa dice, bene, mi ridai i soldi con tanto di tassi di interesse. Quindi permettetemi cortunti e mazziati in un certo senso. Quello che l'Italia secondo me deve migliorare a livello europeo è proprio l'utilizzo dei fondi. Noi abbiamo circa 50 miliardi che non utilizziamo. Se Renzi avesse una lucidità a livello europeo, il fatto dell'IMU o d'eventuale riduzione delle tasse, come fa la Germania, lo utilizzerebbe da quei fondi europei che ci sono per le piccole e medie imprese, per gli artigiani, l'Erasmus per imprenditori. Abbiamo un sacco di progetti che ahimè gli italiani non sanno e che alcune regioni, io devo dire la Lombardia è un'eccellenza su questo, ma altre regioni come la Campania e anche come la Sicilia non utilizzano i soldi e non li chiedono. L'appuntamento è ovviamente alle 11 in punto con l'aria d'estate.